Vai. Buon ciao dal vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Sono qui di passaggio a Trani perché ci hanno chiamato per un allarme, fortunatamente niente di grave. Stupidate, stupidate sicuramente, ragazzate. E sono qui per introdurre il mio nuovo mondo. Sono ritornato dopo più di un decennio con l'Ultimate e niente di meno, con tante variant e tante promozioni, tanti gadget. Andiamo insieme al nonno a vedere gli arrivi. Ciao ragazzi! Non so se vi siete accorti, so che King è Asop. E siamo qua alla fumetteria di Trani con tante tante novità. Tutte o la maggior parte basate sul mondo Ultimate, come queste bellissime spille che rappresentano i personaggi in questione. Allora, diciamo, questo no, sembrano queste quattro. E poi One Piece. In che senso? One Piece Ultimate. Non me lo aspettavo, mi aspettavo che c'erano altri casi. Bravissimi, vedi come trovare lo spazio. Perché non mettere le spille dove stanno i fumetti? Perché poi le spille mica possono, vedi? Scusa, ma le spille sono fatte apposta per i fumetti. Fra, tu quando impari a fare le spedizioni, ti devo dare i consigli. E se volete qualcuno a farlo, vengo io, non so dove vi trovate. A presa! A Brescia. Allora, raga, questo vabbè è un po' di outsider perché noi, anzi, parlando di outsider, andiamo prima con tutta la parte ludica. Tante Dragon Shield, Purple per Yuki, Outsider per Yuki, vabbè, tanti altri colori. Questo invece è Magic Pokémon o l'Orcana, tanti Dragon Shield, Dragon Shield, Dragon Shield, Night Blue che ci hanno richiesto, Giada, già da tempo ci hanno chiesto, solo questo ci hanno mandato, Oh, le bianche. le bianche e ovviamente per par condicio le nere. Eppure Silver. Poi abbiamo Crono Forze in versione green con il V-Rizon del Non me lo futuro. ricordo, proprio il nome suo non me lo ricordo. L'altro è acque crespe. E l'altro è collo turante. È furia tonale, no, non c'entra niente con lui. Poi abbiamo 160, bellissimo. Altri triplette. Dadi! A grande richiesta abbiamo messo un po' di esposizione di dadi molto simpatici, altri mazzi di Zapdos, un po' di raccoglitori vari, anche con gli anelli o per mettere le proprie collezioni. Continuiamo con l'Orcana e Scarlatti Violetto. Bello. Cazzo l'hai preso? Come le ho prese? E poi vabbè, le altre di Cronoforza. Bellissime, queste sono mie. E poi le buste protettive per Comodo. Alessandro che salutiamo. Sempre. Andiamo alla parte fumetti, forse diciamo, non è tutta, molto probabilmente non sarà tutta, domani come sempre arriverà altro, quindi seguiteci. Andiamo con la parte più interessante del video, Spider-Man, non è vero, Ultimate Universe, la regular. Poi, è lei? È lei, è lei. È Non è lei. Eh lei. Ah, è lei. sì, è lei sì. No, io vado... Bellissimo, allora andiamo prima con questo. Allora è lei, ok. Prendiamo la variant Ultimate Spider-Man col doppio PVC, 10 euro, checchetto. Beh, è checchetto, sì, penso di sì.
Fighissimo comunque l'effetto. Strano che non c'è scritto all'interno. Disegni, colori. Sì, io vedo come dovrebbe essere lei. Eh sì, questa è la Ultra Super Variant. Altimi. In pochissime copie. Poi abbiamo bellissima bomba Yes. Nuovo inizio con Wonder per Woman. Wonder Woman. Vabbè, sì. Figa Edizione, guarda, di Jim Lee. anche l'americanata. Eh sì, perché la storia parte che loro sono banditi dall'America. Poi proseguiamo con Ultimate Spider-Man. Oh, bellissimo. Questa è la versione invece. Ah, Regular. questa è quella di Checchetto, ok. Ah, ok, Quella quindi da è stata 7 disegnata quella euro. Ah, questa è l'esclusiva a di Raimi. fumetterie. Questa, Ok. mentre la PVC è quella che si può, diciamo, comunque sono tutte limitatissime e tutte prese a triplette. E questa è l'Ultimate Spider-Man. Che cosa è diverso? Ok, Ultimate Universe, Ultimate Spider-Man 1, 2 e 3. Eh sì, infatti, queste sono anche limitate. Poi, che figo! Ah, ma questo è un magnete, non è un portachiave. Geniale! Ah, ok, dicevano Oh! spettacolo, dicevano Bello! che È per avere un portachiave, sì. la variant di Capitan America. Vabbè, altri Spider-Man come sempre. Poi abbiamo il nuovo Batman. Lo mettiamo qua, Batman. Amazing Spider-Man che avevamo visto prima. Star Wars lo spillato e finisso. Capitan Quindi di America. quella hanno fatto la variant tipo quella che fecero di... Ok, tutti gli altri Spider-Man. Regular. Un sacco di regular. Tipo quella che Vabbè, andiamo. fecero di Iron Man con il Sì. cosino. Ah no, proprio quella di Iron Man con Ah, ok, il core in sì. mezzo. Ok, sì, io E quella era lavoravo. chiusa, era fatta in tridimensionale quel Ma core. Cioè era... Sì, nell'intero col fumetto? non so, non mi ricordo se era staccabile o era proprio all'interno. Ok. No, mi sa che era staccabile. Poi, bellissima bomba. Per gli amanti Star Wars, non solo, Darth Vader, Black, White e Red, spettacolo. Vabbè, poi queste edizioni sono veramente fighe, E comunque non è così interessanti. difficile. C'erano gli Stormtrooper bianchi, Darth Vader nero e tutto il Sì, resto era rosso, diciamo. ma pure la spada. Poi Eh sì, hai capito? Non c'era niente di un po' sbagliato. di manga. One Beach. Oh, Forza Warsaw and Darren and Aref. 16, sì, l'ultimo. Promesse Neverland, My My Charms Charms Are Are Lost. Wasted. Oh, questi sembrano uguali come fumetto. Remnant. Speziale Oshinoko e altro One Piece e il buon Dragon Ball Super. Oh, novità. Squalificati, il numero 10. E poi altri ritratti. Speziale. Un pezzo. Vabbè, qua abbiamo sempre speciale, mio matrimonio felice e altri One Piece. One Piece verso spaziale. Bellissimo questo. Batman Earthwars, volume 1. Bella questa storia. I mondi possibili del Cavaliere Oscuro. In due copie. Poi abbiamo. Ah, del mondo di Dungeon Dragon, Ravenloft. L'orfana di Agony Isle e Lucifer, il crocevia. Poi abbiamo il cofanetto di Pink Heart Gem, famosissimo. E poi per l'amico Victory Prophecy. Stavo buttando un gioco di Vabbè che non è bene, però. Poi, ultima parte delle novità di oggi. Andiamo con il nuovo fumetto dello stesso autore, della stessa autrice Ah, di Sanda. Beastars, Sanda Lo, Sanda. Poi ho un po' di arretrati, Demon Slayer e Blue Lock numero 24,
qualche altro arretrato di Demon Slayer e basta. Poi abbiamo il nuovo di Mother Parasite, il nuovo di Frozen Garter, il nuovo di Shujin X senza autore di Tokyo Ghoul, altri arretrati come Ikaru è morto, Akane Banashi, questo è nuovo mi sa, no? Sì, no, il 7 no. No, 4, 5, Siamo al 7. No, mi sa che ok, tutti siamo arretrati, al finito. 7. Dragon Might, questo è nuovo, Sì. me lo ricordo tra gli spoiler di. Allora, novità molto interessante, è il numero 2 di Cruci 6, figo. Il numero 1, bello, Ah, me lo di più. bello. Dai, ci stava, che cacchio. Shoujin X, il numero 3 sempre arretrato. Poi, altra interessante, il numero 16 di Mayo Miro. Bellissima copertina. Oh, per amica Mary Kay X Yagu. Ah, nuovo fumetto da Star Comics, Kaito Kid. Kaito Kid sarebbe praticamente Detective Conan, Sì. strano. A Sign of Affection nuovo, IQ Club nuovo, Era destino che ti incontrassi nuovo, ma che sfacciato, numero 20 nuovo. Witch, The Witch Best, visto, salutiamo Anna, finché morte non ci separi, salutiamo altri, Blue Exorcist, Tenken numero 13, Other Side Picnic numero 10, che figo, la casa degli spiriti, Karukaya, È un sempre manga. di... È un manga. Sì, e te lo stesso Ah, autore sì. di No, Blue sembrava Exorcist. un... Sanda, il numero 1 original, ma che sfacciato è la variant di Sanda. Ok, raga, sicuramente mancherà qualcosa che poi vedremo domani. Spero che vi sia piaciuto un sacco di roba. Mi raccomando, queste sono tutte edizioni limitate, già prenotate tantissime. Qualcosa è rimasto, fatecelo sapere. Grazie mille a tutti per la visione. Ci vediamo al prossimo video. Bello, voglio.